Si riparte da Porto Recanati perché al momento la trovo la soluzione più efficace per ricominciare. Iuri e Natalie, 38 e 40 anni, tre figli di 16, 12 e 6 anni, ci provano ripartendo dalla costa di Porto Recanati nel loro nuovo locale inaugurato a inizio agosto. Il mare è lo stesso che li ha accolti lo scorso ottobre dopo le scosse che hanno cambiato la loro vita e quella di Camerino. Nella cittadina tra le montagne maceratesi, tra i vicoli vissuti soprattutto dagli universitari, avevano una piadineria frequentata da tanti clienti, amici, studenti, raccontano. Lo stabile dove si trova il locale è percorso dalle crepe a saetta, così come la loro abitazione. A ottobre la grande paura e la fuga in pullman verso il mare con altre migliaia di persone dall'entroterra. Hanno trascorso lunghi mesi in residence, ne hanno cambiati due con tutta la famiglia. Non si sono persi d'animo però, hanno atteso e hanno deciso, riaprendo il loro locale ma al mare, in Via del Sole, pensando a Camerino dove sperano un giorno di poter tornare. Camerino, nonostante tutte le prove di ripresa, la vediamo molto dura come situazione. Purtroppo Camerino è stato colpito profondamente dal sisma e nonostante tutto è dura ripartire, ecco, la gente manca. E siamo andati avanti così aspettando la ricostruzione, diciamo, aspettando che venissero assegnate le case di legno, aspettando che si riaprissero le zone rosse. C'è chi ha deciso di rimanere, c'è chi ha deciso di ritornare. Anche a me piacerebbe ritornare. Io quando apriranno il centro commerciale a Camerino, che dicono che sia breve, avrò un posto lì al centro commerciale e ritornerò nella mia terra. Probabilmente sarò un po' qua, un po' là, però vorrò ritornare nella mia terra di provenienza. Camerino è una cittadina che sta proprio su una collina e te, se ti affacci su una terrazza, in qualsiasi punto si trovi, è come se hai una visione di un quadro, no? A 360 gradi, è bellissime le zone nostre, sono verdi con le montagne, cioè a distaccarsi da quell'ambiente naturale, no? Di aria buona, acqua buona, natura, diciamo, e non è facile. Noi abbiamo aperto 2 anni fa la nostra attività a Camerino e ora ci ritroviamo con dei pagamenti che momentaneamente sono stati sospesi e quindi abbiamo dovuto riprendere un'altra volta un altro mutuo per aprire qua, e fra un anno e mezzo ripartono tutti questi pagamenti contemporaneamente, quindi speriamo di lavorare anche per riuscire un domani magari andare avanti. Ho creato un franchising, quindi spero che venderò molti locali a breve e mi cambi un po' le sorti della vita, ecco. Penso che sia ora.